gli speciali di Radio Bonaria. Approfondimenti giornalistici a cura di Silvio Cherchi. Ben trovati su Radio Bonaria da Silvio Cherchi nei nostri spazi di approfondimento. Oggi un ospite che arriva al telefono, è con me il collega Alessandro Zorco, al quale naturalmente do il benvenuto. Naturalmente, buongiorno. Abbiamo ospite al nostro telefono Pierangelo Soi, uno dei responsabili dell'organizzazione che cura il pellegrinaggio da Sinai a Bonaria nella notte fra il 24 e il 25 aprile. Pierangelo, ben trovato nei nostri studi attraverso i nostri telefoni. Grazie a Dio, ecco, la tecnologia ci viene in aiuto questa volta. Sì, salve, sicuramente. Salve. Salve. Ecco, Alessandro e Silvio. Com'è nata l'esigenza di questo pellegrinaggio? Ora diciamo, siamo alle soglie del 30°, quindi di un altro anniversario grosso. Sì, quest'anno appunto sarà la 29ª edizione, il prossimo anno ci apprestiamo a fare i 30 anni. Dunque, l'idea è nata perché ce l'ha data un vecchio sacerdote di Sinai, Don Cadeddu, che adesso non c'è più, Monsignor Cadeddu, insomma, che lui appunto ha conosciuto fisicamente questa vecchia tradizione, perché esisteva, sì, ne ha proprio vissuta di persona. Questa vecchia, questa antichissima tradizione è andata, non a morire, è andata a morire, a scemare con l'inizio della guerra, della seconda guerra, per ovvi motivi, però questo processionalmente, però è rimasto comunque il pellegrinaggio nel cuore della gente, e lui mi diceva singolarmente o a gruppetti lo facevano comunque, ecco, dopo questo evento, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, no? Quindi lui ci aveva parlato di questo a me e ad alcuni amici della Fraternità di Comunione di Liberazione che stavamo qui a Sinai, e niente, ci siamo detti perché non riproporlo. E quindi questo era il 1987, e diciamo che al 24 aprile mancava un mese, insomma 20 giorni, e niente, l'abbiamo proposto al nostro parroco Don Giovanni Abis, e lui ha accettato, ecco, questa sfida, questa scommessa, no? E proprio la mattina del 25 aprile, perché abbiamo iniziato la mattina del 25 aprile 1987, ci siamo radunati in 250 persone circa, e avevamo programmato 5 tappe, e passando per Viale Marconi siamo poi arrivati a Bonaria. È stato l'inizio, perché da 250 l'anno successivo, infatti dalle fotografie si evince come già dall'anno successivo eravamo raddoppiati, perché comunità tipo Quartuccio, Quartus erano unite a noi, e si vedono appunto dalla fotografia già due croci, perché come dire, era spolverare su qualcosa che era già caldo, che c'era già, insomma, questo ho detto stamattina, ma ne sono profondamente convinto di questo. Niente, questo è stato l'inizio. È chiaro che per noi era importante, come dire, rendere questa devozione, diciamo, dargli anche uno spessore culturale, ecco, delle ragioni, affondare nelle radici, e allo stesso tempo, ma questo magari lo abbiamo capito più tardi, era importante che non fosse un gesto, che non fosse solo una tradizione con devoto ricordo, ma fosse proprio una cosa viva, un'esperienza viva che toccasse la gente che lo fa, e prima di tutto chi lo organizzava. E così siamo partiti, e è chiaro che dopo 29 anni di esperienza uno
ci matura dentro e vede le cose in maniera diversa da come magari le vedeva quando è iniziato. È passata tanta gente qua, cardinali, vescovi, molti presbiti della Sardegna, delle diocesi della Sardegna, personalità famose, insomma, Monsignor Rivoli all'inizio, il Cardinal Truiglio, il Patriarca di Gerusalemme, il Vescovo di Nazareth, ma solo per dire qualcuno. Oppure quando abbiamo fatto il 25esimo nel 2011, Monsignor Sleiman, che è l'arcivescovo dei latini di Baghdad. Ma questo per rendere appunto, come dire, sempre più, per aiutare chi veniva alle ragioni della fede, ecco, questo è stato lo scopo. E poi è importante la memoria continua di quello che si è fatto, ricordarlo continuamente a noi stessi e a chi viene, a chi partecipa, perché è un'occasione privilegiata, succede una volta all'anno, quindi è chiaro che viene gente, tra le altre cose, che magari, come dire, lo può usare come ultima spiaggia, perché o non crede o ha avuto una disgrazia talmente grande che proprio non da perdere la fede. Ecco, abbiamo tanti riscontri che comunque un'esperienza così, perché il pellegrinaggio è guidato, ha dato veramente speranza a tanti, anche se non se ne sa niente. Questo è l'inizio. Ma l'itinerario è sempre stato lo stesso? No, allora, dicevo all'inizio che l'itinerario all'inizio, allora i primi due anni si partiva dalla chiesa, si partiva alle 5:30 dopo un momento di preghiera, si facevano 5 tappe, una Settimo, poi mi pare a Seralgio, Monserrato, un'altra Cagliari, eccetera eccetera, e si passava da Viale Marconi. Poi Viale Marconi l'abbiamo abbandonato perché, diciamo, dal secondo anno la gente è aumentata, quindi c'erano veramente grossi problemi e ci si fermava alla parrocchia di Sant'Ambrogio a Monserrato a fare la sosta lì, e poi si riprendeva per Pirri. Poi quell'oratorio è diventato veramente insufficiente ad accoglierci e allora dopo qualche anno abbiamo deciso di chiedere ai Salesiani, loro ci hanno ospitato e lo facciamo già ormai da 19 anni da loro, ci prendiamo da loro, e la comunità di là, insomma, ci tiene anche a ci offre un piccolo ristoro oltre i servizi che sono proprio essenziali, perché, diciamo, la sosta a Selargius coincide con l'alba, cioè facciamo a che ora più o meno? Notte. E poi Selargius Cagliari, che è di giorno, e in pratica stiamo parlando delle 4:30, 5:30, ecco. Insomma, è il momento in cui si fa l'alba, e lì è proprio il passaggio per la città. Poi primi anni, sempre successivamente, l'itinerario comunque passava per Via Dante. Poi abbiamo ulteriormente deciso di andare proprio al centro, di passare al centro della città, ce l'hanno concesso, l'abbiamo fatto, nel senso che facciamo via Riva Villa Santa da Pirri, via Baccaredda, cioè via Lecciusa, via Baccaredda, via Sonnino, prima facciamo via Legonaria, adesso andiamo dritti in via dei Diaz per poi prendere le gradinate di fronte al Mediterraneo. Con una coda di migliaia di persone a questo punto. Sì, migliaia di persone, sì. Migliaia di persone, cioè ci teniamo, cioè il grosso sforzo è anche quello di far sapere della cosa. Cioè, noi in pratica facciamo le affissioni per Cagliari, con manifesti per tutta l'Interland cagliaritano, e dove riusciamo le mandiamo anche un po' per tutta la Sardegna,
infatti ci sono comitive che si organizzano in pullman, o da Calangiano, o da Sassari, che proprio sappiamo noi Nuoro, o non so, ecco, ci sono tanti luoghi, San Sperate, Villa Sorra, Sant'Andrea Frius, ormai è diventata tradizione anche per loro, e niente, si fa. È anche un passaparola comunque. È un passaparola, sì, che speriamo che possa crescere. Veramente l'unico motivo che ci anima è quello di comunicare quello che abbiamo incontrato noi, cioè la fede. Certo. L'unico estremo motivo è questo, perché a volte in queste manifestazioni, quando magari salgono anche di numero, c'è sempre il rischio di, come dire, che la cosa possa scadere in folklore. E questo non l'abbiamo mai voluto, ecco. Beh, anche perché non l'abbiamo mai voluto, ecco, proprio credo dal punto di vista fisico sia insomma una bella prova, cioè insomma, voglio dire, chi lo vuole fare lo deve fare diciamo convinto, nel senso che appunto dicevo, non è una passeggiata, sono tanti chilometri. Quanti chilometri? 20 chilometri. Poi abbiamo dietro di noi c'è un altro pellegrinaggio, perché è fatto da circa una ventina o 23, non so quante siano, ambulanze che ci seguono, che sono pronte ad intervenire all'occorrenza, e anche qualcuna del 118, sono equipaggi che decidono di fare da anni il pellegrinaggio, se vengono chiamati chiaro si staccano e fanno il loro servizio. Certo. E poi c'è diciamo un esercito tra protezione civile, ci sono non so 5 o 6 gruppi di protezione civile che ci aiutano negli incroci eccetera eccetera, e poi noi abbiamo un servizio d'ordine di circa 120 persone. Insomma, un'organizzazione non indifferente. No, ma ripeto, non è l'organizzazione, è che uno si deve, come dire, negli anni che viene, nel senso, non si parte dall'organizzazione, l'organizzazione è un servizio che si deve. Dico, ci si accorge appunto del fatto che, come si può dire, insomma, anche il numero delle persone richiede per ovvi motivi appunto una certa disciplina, e anche il fatto che ci siano, cioè il resto del traffico stradale, ecco, deve essere in qualche maniera disciplinato, ovviamente. Sì, è chiaro che si deve coinvolgere anche le forze dell'ordine, si devono fare le comunicazioni alla questura, alla prefettura, che poi dirama ai vari comuni e intervengono anche a livello locale, insomma, cioè, ci sono certi passaggi tipo l'attraversamento della 554 o i sponti sparis dopo Selargis, che sono, cioè, sono un po' punti nevralgici. Punti nevralgici, ecco. Infatti mi metto sempre in meretto quando ho la richiesta comunicazione. Ma queste sono conseguenze, certo, ecco, certo. Sono tutte conseguenze di quella cosa lì. A me piace molto usare questo termine, proprio soffiare sulla braccia che piano piano, cioè, perché normalmente, ecco, se una cosa non viene alimentata, non viene detta, non viene come dire, tende a sedimentare piano piano, poi si ferma, insomma. Certo. non voglio dire, però è proprio la nostra natura che porta, e così succede per ogni uomo, e così, certo, succede anche per questi raduni qua, occorre sempre ravvivare il fuoco, ecco. Ma è capitato, sempre dal punto di vista organizzativo, che abbiano partecipato al pellegrinaggio anche delle persone disabili? C'è, sì, questa possibilità, sì. Sì, anche sì, se normalmente, è dura. Sì, normalmente le teniamo davanti, se vengono in carrozzina, seguono direttamente la croce, insomma, normalmente succede così, ecco. Un'altra cosa che mi sembra di ricordare è che ci siano dei gruppi che si accodano lungo il
cammino, è così? Sì, perché allora il pellegrinaggio, vabbè, arriviamo diciamo in 8-9 mila persone a Bonaria, però a Sinai non siamo quel numero lì, a Sinai saremmo 3.500-4.000 persone non sono di Sinai, c'è cioè una soltanto una parte di Sinai, perché qualcuno appunto organizzando dei pullman o venendo in comitiva è chiaro viene direttamente lì, poi il pullman va a riprenderlo a Bonaria. Ma il grosso afflusso avviene passando i paesi che attraversiamo, tipo Settimo, Selargius, Monserrato, Pirri, anche Cagliari. Cioè arriva a triplicarsi il numero delle persone, sì, addirittura. Sì, è così. Oppure ecco, tanti sanno che facciamo la sosta Bonaria, per cui vengono lì, ci aspettano lì e poi si riparte insieme. Insomma, davvero è direi una bella anche sfida, nel senso che sono sempre 20 chilometri, ecco. Sono 20 chilometri, sì, ma ho visto gente anche di 80 anni farlo. Vuole forza di volontà. No, vabbè, perché cioè non è difficoltoso, ecco, non, poi ripeto, uno si mette a camminare, se avesse bisogno ha comunque la possibilità di fermarsi, di salire o su un'ambulanza, su alcune macchine del servizio d'ordine che lo portano dove ha bisogno, ecco, non c'è pericolo da questo lato qui, è proprio facendo le proporzioni. Sì, il pellegrinaggio è proprio una bella esperienza. A me ha maturato molto e niente, direi che è proprio importante anche quando magari ricevi tante telefonate di chi vuol partecipare per la prima volta, come dire, vederlo come occasione di approccio e di comunione con l'altro e di possibilità di amicizia, perché è veramente cioè uno ha bisogno di questa cosa qui, ecco. Ma vi risulta anche qualcuno che ha avuto proprio dei cambiamenti, ha qualche aneddoto anche da raccontarci soprattutto la nostra conversione, cioè io allora solo un esempio, noi abbiamo un impianto di amplificazione che abbiamo, come dire, ognuno di noi si è tassato per comprarlo dal 94 al 95, poi abbiamo recuperato tutto grazie a Dio, eccetera eccetera, no? E abbiamo un impianto radio che è capace di raggiungere 6 km come raggio, è stato potenziato, e poi ci sono tutti questi ripetitori, ecco, una delle tra virgolette disgrazie, non voglio usare questo termine, però a volte capita che come qualsiasi questione tecnica la cosa uno o due anni sia andata male, e allora, come dire, fai il pellegrinaggio con la testa bassa, battendoti il petto e ti dici, ma che cosa, c'è tanta gente lì, poi se non è animato è chiaro che la gente chiacchiera, si distrae, eccetera eccetera, no? Però a fronte di questo magari arrivi a Bonaria, ti fai le gradinate, dici sono arrivato, poi ti saltano addosso tante persone per salutarti, un amico piangendo mi dice ho fatto questo pellegrinaggio e questo pellegrinaggio mi ha ridato speranza, la moglie è malata, e quindi alla fine cosa dici, cosa pensi, ne vale la pena, anche se fosse per una persona, sarebbe la pena lo stesso, ecco. Proprio è l'umanità in gioco, diciamo così. L'umanità di ognuno di noi. Assolutamente. Non è una cosa formale quella che dico, lo dico perché perché ci credo, insomma. Ma io credo che appunto una delle ragioni per cui, cioè, a parte diciamo lo zoccolo duro di persone che hanno la fede che la portano avanti, credo che la congiuntura, parlavamo anche appunto prima appunto di raccontarlo ai nostri ascoltatori, dicevamo
ci sono delle congiunture economiche e storiche che ci portano davvero a chiedere aiuto, perché effettivamente ci sfuggono di mano le soluzioni, non so se mi spiego, e credo che Alessandro sia dello stesso parere, cioè abbiamo tutti necessità di chiedere a, veramente a qualcuno di molto alto che illumini, perché effettivamente siamo veramente molto molto in difficoltà. Ma io credo che la fede sia comunque anche in grado di farci tirar fuori la, ecco, come dice il Papa, non fatevi rubare la speranza. Sapete che noi portiamo uno striscione sempre a Bonaria ogni anno, no? Due anni fa abbiamo portato proprio questo, come uno slogan, sono ormai le parole del Papa, quell'anno lì, non fatevi rubare la speranza. Questa storia della speranza il Papa lo usa moltissimo, e più uno ci va dentro a meditarla questa cosa, più si accorge che è vera. Perché la speranza è quella cosa che ti dà, ti mette le ali ai piedi, ti fa fare le cose che, o superare delle cose che magari non cioè razionalisticamente non riusciresti. Ecco. Quindi niente, solo uno strumento in più che il nostro Signore ci ha dato per incontrare la gente. E per rafforzare questa speranza. E per rafforzare, sì, per renderla, come dire, per rendere questo Signore veramente sempre più Signore della vita, cioè vivendo la propria umanità, ecco, perché la cosa più importante è questa, la propria umanità. Non... Ecco, tra l'altro poi appunto si chiede alla mamma, che solitamente è sempre la più, come si può dire, insomma, docile e dolce nei confronti dei figli, cioè si chiede alla madre perché lei lo dica al figlio in qualche modo. Esatto, è questo il punto, sì. Abbiamo bisogno di questa intercessione continua. Sì. Ma la messa c'è sempre stata all'inizio della processione? No. All'inizio non c'è stata, ripeto, quello che dicevo all'inizio, c'era una meditazione iniziale e poi la messa la facevamo a Bonaria per i primi anni, però poi ci siamo accorti che in basilica dentro non ci si stava più. Beh, 8.000 persone cominciano ad essere tantine. No. Beh, no, qui stiamo parlando. Sì, alla fine. Ma all'arrivo siamo veramente tanti. No, dicevo all'inizio. All'inizio, dunque, sì, vabbè, noi eravamo passati dai primi due anni nella parrocchia di Santa Barbara, siamo passati al pallone, una specie di struttura con un campo di pallacanestro e una gradinata, però poi è diventata veramente insufficiente anche quella, siamo passati al campo sportivo. E poi da lì il comune ha creato un anfiteatro, non l'ha fatto per noi, era già in progetto, però noi lo stiamo sfruttando. No, dicevo, la messa sì, poi è stata diventata un'esigenza, perché il vescovo ormai ci aveva sulle gradinate, perché dentro non ci stavamo, faceva il suo, diciamo, rito di accoglienza, e vedevamo la gente che crollava a terra, intervenivano, cioè dopo una fatica e una notte di sonno, cioè quando molli poco a poco proprio crolli, ma non è un malo, è proprio è fisiologico. No? E avevamo visto tanti come dire, volontari del servizio sanitario intervenire, ma era perché la gente proprio si addormentava. Allora abbiamo preso la decisione di farlo direttamente qui. Poi è chiaro, chi si unisce per strada va alla messa lì a Bonaria alla fine, però qui a Sinai abbiamo deciso di fare la messa all'inizio per questo motivo, insomma. Anche perché molti si confessano prima, perché sì, ci sono tanti sacerdoti. Sarebbe è bello farlo anche in una condizione di Bene, insomma, ecco, ricordiamo questo, che l'organizzazione, scusando l'espressione, forse in questo caso considerato l'argomento, insomma, che chiamare l'organizzazione, ecco, però c'è l'Associazione Culturale Il Segno che cura questa. Il Segno, sì, l'abbiamo dovuta creare nel 1990.
proprio per supportare il comitato, perché per chiedere contributi, certo, per fare delle cose, per affiggere manifesti, per avere le riduzioni, eccetera eccetera, avevamo bisogno di un soggetto, diciamo, di una persona giuridica, ecco, che fosse in grado di poter chiedere, ecco, quello che a livello di comitato non potevamo, ecco. Quindi è stata proprio un'esigenza di, e quindi quello diventa, diciamo, lo zoccolo duro, nel senso che è proprio necessario, ecco. Però anche quella è una conseguenza del muove, cioè, è uno, certo, strumento anche quello, anche se poi diventa importante per tutto quello che ci siamo detti, ecco, certo, per la pubblicizzazione, per tutto quanto. E Il Segno è anche un giornale, comunque. E facciamo, e sì, abbiamo dato il nome anche al giornale. E dove si trova questo giornale? Come è sempre qui a Sina. Noi editiamo due all'anno. Uno porta il manifesto del pellegrinaggio che si svolgerà, no? Il manifesto e le intenzioni e la parola del Papa, eccetera eccetera, e questo normalmente lo spediamo tra marzo e aprile. Invece l'altro lo spediamo tra novembre e dicembre, e quello è il consuntivo del pellegrinaggio, dove si trovano tutte le fotografie, le testimonianze, l'omelia fatta a messa, tutto quello che è successo al pellegrinaggio. Ed è un modo per sostenerci anche questo, cioè, noi chiediamo, cioè, proprio un minimo di contributo, ecco, è un modo per sostenere anche questo, l'opera, è un modo anche di divulgare, insomma. Non sono tante le copie che facciamo, ma 1500, insomma 1400 all'occasione, facciamo conoscere un po' in tutta la Sardegna, e anche tanti amici che stanno fuori, addirittura sappiamo anche di qualcuno che viene da fuori per fare questo pellegrinaggio, quindi... Questo è un altro bel traguardo che forse non vi sareste neanche aspettati. No, vabbè, è questione proprio di amicizia, sì, di possibilità che ci vengono dati per operare al meglio anche questa cosa qui, per cui siamo soltanto poveri strumenti. Ma naturalmente, certo. Certo. Credo che, insomma, ecco, sì, si possa dare, appunto, diciamo, l'appuntamento. Sì. Allora, il 24 aprile di questo mese a Sinna, alle 22:30 si aprirà con una serie un intrattenimento musicale o di danza, perché la gente incomincia ad arrivare dalle 10, quindi fino alla mezzanotte che inizia la messa. E facciamo questa specie di intrattenimento musicale, e poi insomma è proprio accogliere la gente che arriva in maniera buona, ecco. Poi c'è la preparazione dei canti, la messa, poi una mezza si parte, e quello che facciamo già da 4 anni a questa parte, forse mi sto anche ripetendo, allora, la statua della Madonnina abbiamo sistemato in questa cappellina per il 25esimo. Ogni anno da allora il 23 viene portata processionalmente nella parrocchia di Santa Barbara, e il 24 passa dalla parrocchia di Santa Barbara alla parrocchia di Sant'Isidoro, e dalla parrocchia di Sant'Isidoro sul palco dove si farà la messa, e poi lì noi la riportiamo nella sua dimora in cappella, ecco. Questo già da 4 anni lo facciamo. Questo è quindi niente. E poi celebrerà la messa quest'anno padre Davorini. E la partenza del pellegrinaggio? A che ora è? La partenza del pellegrinaggio sarà intorno all'1:15 del 25. L'una e mezza. Con arrivo intorno alle 8 a Bonaria. Alle 8 a Bonaria, sì. Minuto più, minuto meno. Bene, insomma. Bella sosta a Stellargio, alle 4:30 del mattino, insomma.
Credo che insomma chi fosse interessato eventualmente ha capito che cosa deve fare per eventualmente aggregarsi, unirsi alla, alla preghiera e al pellegrinaggio. Speriamo che siano ancora di più, visto che a questo punto la, la marea è incontrollabile a quanto pare. No, vabbè, dai, speriamo. Quello che è, ci saranno i manifesti di pubblicizzazione con appunto che uno potrà prendere numeri di telefono oppure cercarlo su internet, mettersi in contatto in qualsiasi modo, quindi c'è possibilità di non è un problema, ecco, venire qui o decidere di farlo, anche, anche mettersi in cammino, anche se uno decidesse di venire da solo, non è solo, perché abbiamo tutto un servizio d'ordine che anche nell'eventualità di, una, di un malore o di non, ma soltanto di stanchezza, ecco, è in grado di intervenire, di assicurare, quindi non c'è nessun tipo di problema, è facile, ecco. Io dico è facile. Va bene, io appunto ti ringraziamo per questo intervento. Io ringrazio voi per questa possibilità, per un aiuto in più. Speriamo, ecco, magari ci si possa riconfrontare a, a cose fatte, magari insomma che possiate venire qua personalmente, magari così a raccontarci qualcosa di più. Ti ringrazio veramente di cuore a nome di tutto il comitato, e tanto si, si lavora per lo stesso motivo, ecco. Assolutamente sì. Assolutamente sì, siamo strumenti, dicevi tu stesso, siamo strumenti nelle mani di Dio. Assolutamente diversi, d'accordo, ma questa diversità serve. Assolutamente, Dio che ce la dà. Certo. Ce la dà sicuramente. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie a te. Insomma, un grande in bocca al lupo e insomma preghiere reciproche naturalmente. D'accordo. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ringrazio anche il collega Alessandro Zorco. Grazie a te, Silvio. Grazie ancora ad Alessandro, grazie ai nostri ascoltatori. Da Silvio Cherchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Bonaria. Abbiamo trasmesso gli speciali di Radio Bonaria, approfondimenti giornalistici a cura di Silvio Cherchi.